8 agosto 2014. Santa Croce di Magliano. Primo giorno di una graffiti session che aveva uno scopo importantissimo. Quello di onorare la memoria di Antonio Giordano. Un artista a tutto tondo che ha dedicato la sua vita alla pittura, alla scultura e anche all'insegnamento. Dopo la sua prematura scomparsa nell'estate del 2013, sua figlia Marianna ha pensato di fare qualcosa in più di una mostra commemorativa per suo padre ed ha quindi dato vita al premio Antonio Giordano, che d'ora in avanti per comodità chiameremo PAG. Lo scopo principale di questo festival è stato sin dalla prima edizione quello di promuovere e divulgare le arti visive in ogni loro forma e per fare tutto ciò il dialogo con il territorio è stato più che fondamentale. E secondo me è proprio uno dei punti di forza del PAG. Essendo la creatività la benzina che alimenta eventi del genere, è stato bello ed interessante scoprire che gli ospiti della casa circondariale, i richiedenti asilo e anche i bambini hanno avuto modo di poter dare sfogo alle loro doti artistiche e anche ad apprendere molteplici tecniche dagli artisti. Ma in ogni caso, dopo aver fatto questa breve introduzione, mi sembra doveroso portarvi in viaggio nelle ormai 7 edizioni del PAG. Come vi avevo già detto, la prima è stata quella dell'8 e del 9 agosto 2014, con artisti Bronco, Dome, X, Kunos, Millo, Smile e Zanco, che hanno realizzato le loro opere nell'area del liceo scientifico statale Raffaele Capriglione. Purtroppo, alcune di queste murate sono state sostituite a causa del deterioramento, anche se alcune opere, come quella di Millo e di X, sono ancora godibili grazie alla loro migliore esposizione. Ma facciamo un salto di un anno e passiamo alla seconda edizione che si è svolta dal 1 agosto al 7 settembre ed ha avuto ospiti come Z1, Mr. Toms e Albero Nero. Z1 durante la sua visita ha donato al piccolo paese un'opera intitolata In the Light of Artist, dedicata a colui che con la sua vita ha ispirato questo stupendo festival. Mr. Toms invece ha dato nuova vita alla casa paterna dell'artista santacrocese con un'opera chiamata L'Enigma nella soluzione. L'artista Angelo reca in mano un cubo di Rubik, un rompicapo. Ciò vuol dire che ogni artista nella propria vita è impegnato nella ricerca spasmodica di linguaggi capaci di comunicare bellezza e stupore, ed è artista solo colui che riesce a fare dell'enigma una soluzione. L'artista lombardo Albero Nero, giusto di fronte a Mr. Toms, ha realizzato Two Surfaces and Four Intersections, 88 Tones, un'opera artistica ricca di colori che, anche se si è solo di passaggio, viene difficile non notarla. La terza edizione, organizzata dall'ACAG, Associazione Culturale Antonio Giordano, con il patrocinio del comune di Santa Croce di Magliano, non tarda ad arrivare nel 2016. In questa edizione il PAG decide di concentrarsi su edifici dismessi e soprattutto luoghi rappresentativi del centro urbano. In quell'anno ben 4 artisti hanno decorato il paese. Il 25 giugno inizia la realizzazione della prima opera di Francisco Bosoletti, artista argentino che utilizza uno stile talvolta scabro e abbozzato, a volte curato nei dettagli. I suoi lavori si adattano alla parete armonizzandosi con vari fattori come elementi architettonici, ambiente circostante e storia locale. Finito la facciata del palazzo, si è spostato nella parte più interna del paese per la realizzazione di Memoria, un lavoro che forse dopo 5 anni riesce ancora di più a lasciare un senso di malinconia e nostalgia. La Tigre di Santa Croce, Testa Grossa e lo Smilzo sono i titoli delle opere realizzate dall'artista romana Camilla Falsini, che nelle sue realizzazioni fonde umani e animali con una visione fantastica e surreale del Medioevo. Giulio Vesprini, invece, unisce forme geometriche ed elementi naturali in un linguaggio da lui chiamato archigrafia. Per la prima volta nel 2016 il PAG ha dato spazio ad un collettivo. I Guerrilla Spam hanno realizzato La fine dell'avaro, un lavoro ispirato a due concept, la morte dell'avaro di Bosch e le finte porte egizie. Il festival, anno dopo anno, continua ad ampliare il repertorio di opere nel museo a cielo aperto che è ormai diventato Santa Croce. Infatti, la quarta edizione del 2017 inizia col botto, grazie a numerosi interventi come quello del collettivo FX, che nell'ambito del progetto La Madonna dell'Adesso ha fatto tappe in 15 città italiane ed ha quindi realizzato la Madonna dell'Incoronata nel Santa Crocese.
Un evento importantissimo di questa edizione è stato quello dei Guerriglia Spam, che in collaborazione con i detenuti hanno realizzato un'opera intitolata Mani in Alto. Ed è qui quindi che subentra l'inclusione degli abitanti del territorio. Il collettivo non si è limitato ad un solo intervento, infatti hanno partecipato anche ad un progetto che ha come scopo quello di valorizzare il dialetto santacrocese tramite l'utilizzo di piccoli disegni in posti strategici del paese, che ritraggono dei detti tipici di questa affascinante lingua. Anche Nemos ha voluto lasciare il segno ed ha quindi realizzato ben due opere che hanno una cosa in comune: una forte denuncia alla nostra regione. Nel suo primo lavoro, l'artista Cremasco rende omaggio ad un giovane rumeno morto di lavoro in un campo dell'Agro Molisano nel 2008. In Via Francia, invece, rappresenta l'apparente paradiso che ci circonda, con molte, anzi, troppe cose nascoste. Il fulcro principale, però, è un personaggio antropomorfo, simbolo di un'umanità cieca ed indifesa. Torniamo ad uno degli scopi principali del PAG, ossia l'inclusione. E quindi del progetto Meshup, progetto nato dalla collaborazione tra lo SPRAR, l'associazione culturale Antonio Giordano e l'artista Geometric Bank. Un progetto che vede come protagonista una composizione di parti diverse tra loro. Da Geometric Bank passiamo a Nelio Riga, un artista conosciuto in tutta Europa per le sue opere, in cui è visibile il retaggio delle grandi correnti dell'arte contemporanea, dal cubismo all'astrattismo. Così come l'influenza del graphic design, dell'architettura e soprattutto del graffitismo. Anche Guido Bisagni, a.k.a. 108, è stato influenzato dall'astrattismo e lo si può notare dalle sue forme scure e casuali che derivano dalla necessità di realizzare interventi veloci e capaci però di catturare l'attenzione e destabilizzare il passante. A concludere la più ricca delle edizioni, fino ad ora, ci ha pensato Nulo, un importante esponente della street art uruguayana. 2018. Hanno dei secondi capitoli, perché come per i film migliori, anche i grandi progetti meritano un sequel. Mani in Alto 2 continua a vedere come protagonisti i detenuti del carcere di Larino. E Meshup 2 invece nasce dalla collaborazione tra gli studenti del liceo scientifico, i migranti, e il collettivo Guerriglia Spam, in occasione della giornata nazionale del rifugiato. In questa quinta edizione artisti come Soda, Alexei Luca e Basic hanno partecipato al PAG. Soda, con il suo linguaggio minimalista e pulito, riesce a fondersi in maniera perfetta con il muro che ha avuto l'onore di ospitarlo. Nelle immediate vicinanze troviamo anche l'artista russo Alexei Luca, che vede le sue opere influenzate molto dal suo background da architetto. Il suo stile è caratterizzato fortemente da forme organiche e geometriche che a prima vista potrebbero sembrare astratte, ma in realtà sono presenti elementi organici che riescono a far viaggiare la fantasia. Per concludere l'ennesima stupenda edizione, troviamo un'opera che fonde elementi religiosi con dinamiche moderne, come quella dei social media, realizzata da Basic, artista attivo da ormai quasi 30 anni. Nella penultima edizione del PAG tornano a trovare Santa Croce vari artisti come Bosoletti, Guerriglia Spam e 108. E non solo gli artisti, anche l'iniziativa Meshup torna con la sua terza edizione in collaborazione, questa volta con Andrea Casciu. L'artista sardo nei suoi lavori fa trapelare il desiderio di immedesimarsi, di entrare, ma sempre in punta di piedi, nel nucleo più intimo della gente. Avete mai sentito parlare del mito Ratto d'Europa? Questo mito in generale rappresenta la migrazione tra Oriente ed Occidente e il nome di Europa. Questa storia viene reinterpretata da Bosoletti nell'opera che, grazie alla sua bellezza, riesce a recuperare un edificio ormai caduto in disuso. L'idea di un corpo che diviene connettore fra due forme di vita differenti, terreno e linfa, è davvero affascinante e viene rappresentata in una forma stupenda da Nicola Alessandrini, grazie alla collaborazione con l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. Dopo l'Argentina, la Russia e molte altre nazioni, anche la Bolivia approda a Santa Croce con il duo Oveja e Purisquiri, che realizzano due opere stupende dopo aver vinto un bando promosso dal governo boliviano. E dopo tutta quest'arte siamo arrivati all'ultima edizione, quella del 2020, che per motivi che non serve citare è stata diversa, ma nonostante tutto ha saputo regalarci delle perle. Partendo da Besod, che ha realizzato Dualismo, un'opera su un edificio del centro urbano.
La composizione è una vera e propria visione onirica dove architetture, corpi femminili e macchine si fondono in un vortice futuristico, aperto a molteplici interpretazioni. E se non dovessero bastare muri di edifici al Pug, anche dei semplici scalini sono adatti per fare un po' di arte. E ci ha pensato Nico Sculps con Steps, un'opera quindi non solo godibile dal punto di vista visivo, ma anche funzionale. Ed infine, come ultima creazione di questo percorso che ormai va avanti da ben 7 anni, abbiamo un altro lavoro che non utilizza una superficie convenzionale. Infatti, Motore Fisico utilizza a proprio vantaggio una recinzione a doppia facciata per creare un doppio effetto ottico che, fidatevi, vi stupirà. E siamo arrivati alla fine di questo fantastico percorso e vi consiglio vivamente di visitare al più presto Santa Croce per passare una giornata all'insegna dell'arte, quella che piace a me e che permette a chiunque di usufruirne. Prima di salutarvi però volevo ringraziare in maniera particolare Marianna Giordano per averci guidato e soprattutto per aver iniziato il premio Antonio Giordano. E anche Valmolise e Calò che hanno creduto in questo mio progetto ed hanno quindi deciso di collaborare. E niente, ci vediamo a Civita.